Foggia in lutto dopo la tragedia di ieri sera. Una ragazza di 25 anni, Camilla Di Pumpo, è morta in un incidente stradale avvenuto tra via Matteotti e via Urbano, nel centro della città. La ragazza era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un'altra automobile. Nonostante il disperato tentativo del personale del 118, la 25enne è deceduta poco dopo in ospedale. La ragazza era molto conosciuta in città e faceva parte dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, della sezione di Foggia. Con il cuore straziato, si legge nella bacheca Facebook dell'AIGA Foggia, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla Di Pumpo, nostra socia e amica di 25 anni. Giovane e promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno, continua ancora a raccontare l'AIGA Foggia, i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d'animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere.